Si è svolto a Polla il primo seminario informativo Cuore Sano, organizzato dalla cooperativa sociale Sani a Casa, nella sede della Protezione Civile. I corretti stili di vita e la nuova figura dell'infermiere di famiglia al centro degli interventi dei numerosi relatori intervenuti. La manifestazione è rivolta a tutti i cittadini proprio per far capire che c'è il bisogno di essere assistiti anche a persone non propriamente allettate, tipo la Sani a Casa ha come scopo di fare sia committenze che assistenze. Chiunque, anche un personaggio, una persona di 40 anni, ha bisogno di qualche aiuto, tipo prendere la compressa, allora le committenze servono proprio a questo: andare presso la farmacia, prendere i farmaci, o meglio ancora andare al posto del paziente, dal medico di base, per fare le ricette, andare a ritirare il farmaco e portarlo poi a domicilio. Ma tutto questo è anche importante perché così facendo si sta istituendo la figura dell'infermiere di famiglia, che a livello del Servizio Sanitario Nazionale è mancante, è un contrattino privato. Questo serve anche per aiutare i giovani a formare nuovo lavoro, perché il lavoro, come sappiamo, non esiste, bisogna inventarlo. E da questo punto di vista, più associati ci sono all'interno della cooperativa, più persone possono lavorare all'interno, sia professionisti che non. Io credo assolutamente sì, cioè in effetti noi cerchiamo di portare il personale sanitario a casa delle persone, e soprattutto coinvolgere la formazione significa coinvolgere in quello che è il programma didattico anche l'assistenza a domicilio delle persone. E oggi con l'infermiere di famiglia abbiamo l'opportunità di portare le conoscenze direttamente a casa delle persone assistite.